La verità e la vita. Gesù Cristo disse: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non sarà più nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Disse il Signore, cari. Chi ha orecchie da udire, oda questa sera. Il Signore vuole salvare l'umanità. È scritto nella Bibbia che Dio non vuole che i peccatori muoiano senza conoscerlo, ma Dio desidera che i peccatori si pentano e si convertano a Lui. Cari, questo mondo è pieno di peccatori, di peccatrici. Tutti noi siamo peccatori. Tutti noi abbiamo bisogno della salvezza. Ascoltate qualche minuto la parola di Dio. Tutti noi abbiamo fatto il male davanti agli occhi di Dio. Tutti noi abbiamo seguito il male. La via larga. Gesù Cristo ha detto, cari, ascoltate, Gesù ha detto che la via larga porta alla perdizione. Alleluia. La messa. Cari, che ascoltate, Gesù Cristo, il grande Re, il Maestro, il Signore della verità, il Salvatore del mondo, che è venuto in questa terra per illuminare i nostri cuori, per salvarci, per darci il perdono, la pace, la vita eterna. Il Signore Gesù Cristo, tramite una parabola, ci ha insegnato delle grandi verità. Ve lo voglio raccontare brevemente prima di finire. Dedichiamo insieme qualche minuto alla parola di Dio. Oggi le persone perdono ore e ore in discorsi inutili. Molta gente sta perdendo la loro vita in cose inutili. Perdono il tempo in cose passeggere, cose inutili. Perdono le ore della loro vita in cose che non servono a nulla. Dedichiamo qualche minuto, dedichiamo il nostro cuore alla parola di Dio. La parola del Signore, cari che ascoltate, è l'acqua della vita. La parola del Signore è il pane della vita. La parola del Signore è la luce, è la verità. Gesù Cristo disse: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Gesù Cristo è venuto a renderci liberi. Liberi dai nostri peccati, liberi dalla nostra confusione, liberi dal buio che sta dilagando in questo mondo, liberi dall'inganno, dal male, liberi dalla perdizione. Abbiamo bisogno, tu hai bisogno di conoscere la verità di Gesù Cristo. Alleluia. La verità della parola di Dio, la verità del Vangelo, la verità della Bibbia. L'hai mai letta la Bibbia? Ti sei mai messo a leggere il Vangelo? Perché solo nella parola di Dio possiamo trovare la verità. Ascoltate, carissimi, soltanto nel Vangelo possiamo trovare la verità, cari. Gesù disse: chi cerca trova. Cercate e troverete. Stai tu cercando la verità? Stai tu cercando la speranza? Stai tu cercando la fede? Stai tu cercando la conoscenza di Dio? Chi cerca trova. Cercate e troverete.